Buonasera, bentornati a We Are B, noi siamo la B. Riparte di nuovo domani il campionato di Serie B, questo campionato che sta diventando già dalle prime giornate sempre più interessante. Partiamo subito con la presentazione di chi sarà con noi questa sera, per dovere di ospitalità non solo, ma anche per cavalleria. Buonasera, benvenuta ad Eleonora Busi da Cremona. Ciao Giordano, buonasera a tutti. Buonasera e benvenuto anche per la prima volta con noi a Francesco Fanzani da Brescia. Buonasera a te e buonasera a tutti i telespettatori. Lo conoscete già invece, collegato da Perugia, Alessandro Antoniacci. Ciao, buonasera. Ciao Giordano, ciao ragazzi, buonasera a tutti. Siamo in attesa di essere collegati anche con Lecce, con il collega Amato. Partiamo subito da Alessandro. Alessandro, un campionato, dicevo, che sta diventando sempre più avvincente, se ce ne fosse stato bisogno. Allora, si sapeva che quest'anno il livello del campionato di Serie B fosse molto più alto rispetto agli altri anni. La qualità media oggettivamente è di quelle buone. Io credo che sono 10-15 anni che non assistevamo appunto ad una quantità di rosse di questo livello come quest'anno. Ci sono squadre che lottano per la retrocessione, che hanno pezzi da 90 come Cerri, come Marconi. Insomma, sappiamo del campionato di cui stiamo parlando. Noi a Perugia siamo veramente molto felici di questo impatto che ha avuto appunto la formazione biancorossa in questo inizio di campionato, perché nonostante un calendario che pareva proibitivo, dati gli obiettivi conclamati che erano quelli e sono quelli relativi al raggiungimento della salvezza, Perugia di Albini ha subito mostrato una grande identità, una qualità di gioco notevole, intensità, e se l'è andata a giocare con tutti gli avversari con i quali è stata impegnata. Il ruolino fuori casa esterno del Perugia finora è stato di quelli non buoni, ma buonissimi, perché abbiamo subito 0 gol contro Pordenone, Frosinone, Benevento e Cremonese, quindi 3 concorrenti per la promozione diretta, comunque per le zone alte della classifica, ottenendo 2 vittorie e 2 pareggi nei quali avremmo comunque meritato la vittoria. Quindi il Perugia di questo inizio campionato è stato sorprendente. Qui a Perugia si tacciava la squadra di essere invece un pochino meno concreta in casa, tardava ad arrivare quella vittoria che mancava davanti al proprio pubblico ormai da tanto tempo, e invece è arrivato un 1-0 convincente e assolutamente concreto contro un'altra formazione di livello come il Brescia di Pippo Inzaghi. Partita in quale peraltro il Perugia ha subito pochissimo. La tenuta difensiva dei biancorossi ad oggi sembra essere impeccabile, una difesa guidata da Angella, un centrocampo che grazie all'innesto, all'ultimo giorno di mercato di Segre, ha trovato un'identità ormai abbastanza solida, la spinta sulle fasce che non è mai mancata con Falzerano, con Ferrarini e soprattutto con Lisi sulla sinistra, e davanti quello che pareva essere il reparto lacunoso del Perugia, perché Carretto e Murano con le loro qualità non garantivano magari quell'impatto a livello di mani di gioco e di gol che appunto la piazza perugina si aspettava, è stato colmato. Queste lacune sono state colmate con l'avvento di Matos, seconda punta di livello proveniente da Udine, che l'anno scorso abbiamo visto ad Empoli, e De Luca, che si è subito imposto come un centravanti di categoria, di livello, che lavora bene per la squadra e quando c'è da buttarla dentro, la butta dentro. Quindi ecco, ci accingiamo alla trasferta di Lecce, consapevoli che ce l'andiamo a giocare contro l'avversario più forte di questo campionato di Serie B, perché ad oggi ritengo il Lecce la formazione più completa del campionato caretto, ma con la consapevolezza che l'atteggiamento, la grinta, il carisma di questo Perugia farà sì che la partita, quantomeno, te la vai a giocare. E questo per un tifoso è il massimo. Assolutamente d'accordo con te. Chi invece è un pochino meno soddisfatto dopo l'ultima giornata è chi ha giocato e è stato sconfitto proprio in quel di Perugia, giusto Francesco? Sì, non è stata. Anche se comunque il Brescia sta disputando un ottimo campionato, eh? Il Brescia sicuramente sta disputando un ottimo campionato. Abbiamo iniziato alla grande con 3 vittorie su campi, a mio avviso, non banali come il campo di Terni e il campo di Alessandria. Ma anche in realtà anche la vittoria con il Crotone è stata comunque significativa perché il Crotone dopo quella partita si è ripreso e stava disputando, la Cosenza, scusate, sta disputando comunque un signor campionato. La partita di Perugia è stata brutta, si è inceppata la nostra macchina da gol. Abbiamo segnato per tantissime giornate consecutive, purtroppo non siamo riusciti ad andare a segno. E non solo non siamo andati a segno, non abbiamo minimamente messo in difficoltà Cicizzola, il portiere del Perugia, se non con un tiro di Tramoni
in cui la parata è stata più coreografica che altro. Si addensano, diciamo, le prime nubi sul cielo di Brescia, che era stato fino ad adesso decisamente sereno. Cerchiamo appunto di riprenderci sabato con la Cremonese, pur consapevoli della grande forza dell'avversario, con un Pechia che sta costruendo una buonissima squadra, e consapevoli appunto della forza dell'avversario, il Brescia dovrà giocare una signora partita, considerando anche che probabilmente mancherà Lerì, che è stato fino ad adesso il trascinatore assoluto della squadra. Chi sicuramente è sulle ali, comunque sta viaggiando sulle ali dell'entusiasmo in questo inizio di campionato, sono innanzitutto, buonasera, benvenuto Alessio Amato. Ciao, non volevo ovviamente interrompere i colleghi, ma ci mancherebbe, buonasera. Dicevo, chi comunque viaggia sulle ali dell'entusiasmo sono proprio la Cremonese di Eleonora Busi e il Lecce di Alessio Amato. Eleonora, partiamo da te. Nonostante i due pareggi comunque dopo nell'ultima giornata. Assolutamente, sì. Diciamo che a parte appunto la sfida con il Benevento, dove comunque la Cremonese per la prima volta è riuscita a pareggiare in rimonta, cosa che in questa stagione non era mai capitato, effettivamente è partita molto bene. Forse proprio solo la sfida con il Perugia, dove c'è stata una sconfitta pesante per 3-0, può essere considerata l'unico scivolone di questo inizio di campionato, però è la prima volta che riusciamo a guardare questa Serie B dall'alto, quindi decisamente un ottimo avvio dei grigiorossi. La partita col Perugia arrivava dopo una partita molto difficile e complicata, soprattutto dal punto di vista mentale, con il Parma. È risaputo che la Cremonese nel turno infrasettimanale fatica moltissimo, perché per il gioco di Pecchia molto, molto dispendioso, molto votato all'attacco, riprendersi in così pochi giorni non è facile, quindi i giocatori avevano speso davvero, davvero molto. Però tutto sommato, appunto, come dicevamo, questo avvio di campionato è notevole. Ce l'aspettavamo, devo essere sincera, forse non così bene, ma ci aspettavamo questo lavoro di mister Pecchia. Avevamo già visto quello che era in grado di fare quando è subentrato a mister Bisoli nella passata stagione, praticamente a metà stagione. Abbiamo visto un'ottima preparazione estiva con grande attenzione al mercato. Abbiamo fatto i mossi importanti, siamo partiti da uno zoccolo duro da mantenere, dove poi abbiamo aggiunto un bomber di razza come Samuel Di Carmine, che comunque stiamo ancora aspettando, e poi tanti giovani molto molto promettenti. Il lavoro di riconferma di Carnesecchi è stato fondamentale, anche se in questo momento non sta giocando perché si è infortunato, ma pensiamo che per giovedì, per la sfida col Brescia, torni disponibile, quindi Sar cederà il posto al titolare. E poi ha un super giocatore come Fagioli, che sta veramente dicendo moltissimo in questo campionato di Serie B, e credo che mister Pecchia non farà più l'errore che ha fatto con il Benevento, lasciandolo fuori nel primo tempo. Insomma, il suo ingresso e quello di buon aiuto hanno decisamente cambiato volto al match, hanno permesso alla Cremonese di rimontare, quindi non credo che il posto da titolare sia in dubbio per il giovane Fagioli. Assolutamente, sarebbe, penso, un delitto. Dulcis in fundo, chiudiamo questa prima tornata di impressioni. Un'altra squadra che, a dispetto sinceramente di quello che serpeggiava nell'ambiente leccese, sembrava una squadra che si fosse indebolita, invece sinceramente è una squadra che viaggia mille e si trova quasi a memoria. Beh, è un po' indebolita, si era, se lo si analizza sulla carta. No, sulla carta, bravo sulla carta, ma giusto perché lo vediamo anche con le neopromosse, con le neoretrocesse di quest'anno. Quando hai tanti giocatori che eravamo abituati a vedere cimentarsi e non perdere con squadre come Juve, Inter
Milan, Napoli, insomma, avevi un Mancosu che ti aveva fatto 14 gol in Serie A, insomma, il doppio di Dybala, per fare un esempio, quella stagione, Falco, Taxidis, Petriccione, ecco, li perdi tutti insieme, maggio, ti dà, è chiaro, questa sensazione di esserti indebolito, però tutto in coerenza con quello che è il discorso di Pantaleo Corvino, che è un discorso che va un po' in controtendenza con la mentalità del tifoso del Lecce, che, tornando al discorso, tu hai detto una delle squadre che vive più di entusiasmo, in realtà ti assicuro che a Lecce l'entusiasmo per questi 7 risultati utili consecutivi è meno di quello che ci si possa pensare da fuori, perché purtroppo il Lecce è una squadra che negli ultimi 15 campionati di Serie B, in 12 o in 11 tipo, è stata promossa, quindi così si innesca un meccanismo mentale nei tifosi che fa sì che un Lecce debba quasi essere la Juventus della Serie B, una cosa impossibile ovviamente, perché la Serie B è un campionato talmente difficile che ti può andare anche bene 13 volte, ma non sta scritto da nessuna parte che la 14esima con una corazzata stile Monza che spende 30 milioni sul mercato e poi magari arrivi quarto, settimo, ottavo. Di conseguenza c'è soddisfazione perché non era iniziata bene, qui erano tornati qualche mugugno sul mercato del tipo siamo indeboliti, abbiamo dato Mancosu, ci siamo presi degli islandesi, classiche discorsi, no, che si fanno nei bar nel precampionato. Poi è sempre il campo a parlare, rispetto a Corini, Baroni fa un calcio molto più essenziale, quindi finché non vinci, diciamo, il mugugno anche sul gioco è più alto rispetto a quando magari giochi bene ma perdi. Poi è chiaro, quando in anelli 7 risultati utili di fila, la soddisfazione cresce. Da qui a parlare di grande entusiasmo, di una squadra che, diciamo, è terza e vive tutta questa folata, no? Spesso di queste squadre che si trovano, partita, ecco, alla stessa Cremonese, che magari da un po' di anni non si trovavano in quelle postazioni, mentre per loro può essere un'arma in più, il Lecce l'arma in più ce l'ha nel tifo che è caloroso, diciamo, che sia primo sia ultimo, però non è tanto dettato dai risultati utili di fila. In compenso c'è una squadra che si è ritrovata, ad Ascoli ha giocato bene, poteva tranquillamente vincere, poteva anche perdere se magari maggiore precisione, era una classica gara da tripla, però è chiaro che, diciamo, si è ritrovata e si è iscritta a quel mini club di 6-7 squadre che se la stanno cavando meglio, diciamo, in questa fase, ma in questa fase che è solo embrionale, secondo me, della Serie B. Ci sono di nuovo. Scusatemi, ma era sparita la connessione. Quindi mi sono perso praticamente tutto, Alessio. Ripartiamo da dove eravamo, anzi, da dove non eravamo, perché mi sono perso tanto. Alessandro, partiamo a parlare subito della partita che attende il Perugia domenico, proprio in quel di Lecce. Tu, Giordano, sai l'opinione che ho io del Lecce, che secondo me è la squadra costruita meglio di questo campionato di Serie B. Si parlava del Parma, del Monza, che hanno fatto investimenti milionari, ma sono una collezione di figurine, secondo me, costruite con un criterio che lascia molto a desiderare, soprattutto in alcune zone del campo. Lecce invece è una squadra costruita con criterio, con calciatori complementari per caratteristiche, sulla tre quarti sono fortissimi. È vero, Baroni pratica un calcio essenziale, ma con la qualità che ha a disposizione, praticare un calcio essenziale in un campionato come quello di Serie B italiana, secondo me non è sbagliato strategicamente. Però il Perugia se la va a giocare, come ti dicevo. Questo Perugia, con questa grinta, questo mordente, con questo atteggiamento fatto di intensità, soprattutto in fase di non possesso palla, di pressing alto, di uno contro uno a tutto campo, sia in fase di possesso palla che in fase di interdizione, mette in difficoltà gli avversari, spesse volte li mette in condizione di non esprimere il calcio al quale sono abituati, e per individualità e per caratteristiche di alcuni calciatori spesse volte li mette anche in difficoltà, perché gli uno contro uno di Matos, la qualità di Segre a centrocampo, gli inserimenti di Kwan, che peraltro fa un gran lavoro anche in fase di non possesso perché va a pressare sistematicamente il regista avversario, e soprattutto la grande tenuta difensiva che hanno dimostrato Angella, coadiuvato da Dell'Orco e uno tra Curado, Rossi e Sgarbi, ballottaggio in essere anche per la partita di Lecce,
il tutto aggiungendo la spinta sulle fasce che ti garantiscono i Lisi, i Ferrarini, i Falzerano. Insomma, questo Perugia ha costruito davvero bene. Non dobbiamo distogliere l'attenzione da quello che è l'obiettivo realistico, che è quello della salvezza. È vero che il Perugia ha proposto da Albini in questo inizio campionato, mister Albini, che ha avuto un impatto meraviglioso nello spogliatoio, può dare veramente fastidio a tutti. Quindi andiamo sul campo di una delle squadre più forti, secondo me la più logica, quella costruita meglio di questo campionato, ma consapevoli che ce l'andiamo a giocare con la consueta grinta, col consueto atteggiamento e carisma. Poi sarà quel che sarà. So che ci dobbiamo lasciare tra poco, allora prima di chiudere con te, dacci le ultime da Perugia, sicure le assenze di Burrai e Lisi, la formazione ipotetica tua, quella che insomma, ma io credo, ha lasciato intendere che forse giocherà. Ovviamente si va verso la conferma di Cicci Zola in porta, che sta diventando uno dei punti fermi di questa squadra. Angella, che è il capitano e il comandante della retroguardia, reduce da una prestazione meravigliosa contro il Brescia. Dell'Orco pienamente recuperato, altra pedina fondamentale in fase difensiva come terzo, ma anche in fase di impostazione, perché tecnicamente è difensore di quelli che sa impostare dalle retrovie. Ballottaggio, Rossi, Sgarbi, Curado, che partono tutte e tre con un 33% di possibilità di giocare. Certo, Sgarbi è reduce da un'ottima prestazione contro il Brescia, quindi potrebbe essere leggermente favorito rispetto agli altri due. A centrocampo si va verso la conferma di una coppia che secondo me è assortita alla perfezione, quella costituita da Segre, che sta pian piano diventando il leader della manovra di questa Perugia, e Ghion, reduce anch'esso da una buona prestazione contro il Brescia. Ferrarini da una parte, dall'altra parte si parlava di ballottaggio, ma secondo me poi a spuntarla sarà Falzerano, che ha dimostrato di cavarsela molto bene anche contro mano. Quan sulla tre quarti, con la doppia funzione di inserirsi nell'area avversaria, andare a creare pericolo in fase offensiva quando la palla ce l'abbiamo noi, e con la mansione di andare a pressare il regista avversario in fase appunto in fase difensiva. Davanti Matos ha avuto la febbre, ma pare averla smaltita. C'è ancora ballottaggio tra lui e Carretta, potrebbe anche partire Carretta dal primo minuto con il brasiliano che subentrerebbe in corso d'opera. Per quanto riguarda il ruolo di prima punta, ormai è cucito sulle spalle di De Luca, che sta facendo una grande mole di lavoro per la squadra al di là dei due gol realizzati finora. Grazie e buonanotte ad Alessandro Antoniacci. Grazie a voi, buona serata. Buonasera. Alessio, e invece il dirimpettaio. Intanto buonasera e benvenuto a Claudio Giambene. Ciao a tutti, buona serata. Alessio, dicevo invece da Lecce le ultime. Non so se allora, avevi accennato qualcosa prima, ma purtroppo mi era sparito il segnale. No, ho parlato molto in generale di questo inizio di campionato in casa giallorossa. Allora, Lecce, diciamo che rispetto a Perugia le idee sono più chiare, perché Baroni, da quando è inanellato questa serie positiva, sta proseguendo su un canovaccio, e nonostante il turno infrasettimanale, a cui sono attese chiaramente tutte le squadre di Serie B, dovrebbe continuare con quello che è l'11 più o meno base, non avendo diciamo problemi di infermeria, perché l'unico questa settimana che si è allenato a parte è l'islandese Helgason, che veniva diciamo dagli acciacchi della settimana internazionale giocando per la sua selezione. Ed è l'unico tra i titolari di Ascoli che dovrebbe essere sostituito, quindi nel classico 4-3-3 di Baroni, davanti a Gabriel la difesa dovrebbe rimanere quella, quindi con Jandré, Tuglia, Lucioni e Barreca. Il posto di Helgason come mezzo destro dovrebbe essere preso da Maier, che ad Ascoli era stato fermo semplicemente per una situazione precauzionale, non si era allenato per un raffreddore, quindi non voleva sovraccaricare lo sloveno mister Baroni. Hjulmand chiaramente intoccabile in regia, Gargiulo è altrettanto intoccabile perché è il giocatore che permette a Baroni di passare a gara in corso dal 4-3-3 al 4-2-3-1 con l'ex Cittadella, che da mezzo sinistro diventa trequartista. Però Gargiulo è uno che veramente ha visto sempre solo il campo da quando è stato acquistato, praticamente prima della terza giornata. Di conseguenza io lo metto un po' in ballottaggio con Bjorkengren, che invece ragazzi, svedese, classe 98, abbastanza fresco, una sicurezza, perché non sbaglia, non fa grandissime cose, ma non sbaglia quasi mai una partita. Il tridente francamente lo vedo difficile da toccare, Strefezza, Coda, Di Mariano sono il reparto. Il collega di Perugia diceva Lecce la squadra meglio costruita della Serie B. Io, sinceramente, vedo anche tante altre squadre, vorrei avere
chiaramente la sua fiducia, però sono d'accordo con lui quando dice che Corvino ha messo i tasselli al punto giusto, che la Lecce è forse la squadra più logica, se non magari quella più forte del campionato, però è pur vero che è difficile continuare sempre solo con loro, quindi vedrei anche un Olivieri o un Pablito Rodriguez possibili sorprese, anche se giocando contro quella che si presenta come la difesa migliore del campionato, una squadra che ha 5 clean sheet come il Perugia, è più probabile che il turnover, almeno in attacco, a differenza di difesa e centrocampo, venga spostato poi all'infrasettimanale, nonostante si poi vada a giocare contro una grande corazzata come il Brescia. Però, insomma, qualcosa dovrà cambiarla. Io vedo più il centrocampo come indicato per delle novità in chiave, insomma, di formazione, anche se il Canovaccio, ripeto, dovrebbe essere sempre quello, vista lo stato di forma della squadra. Dici invece le ultime, prima di passare a Claudio, perché dobbiamo lasciare sia Eleonora che Claudio, dici subito le ultime invece da Cremona, Eleonora. Allora, come dicevo prima, potrebbe appunto tornare tra i pali carne secchi, che insomma noi ce lo auguriamo, non che Sar abbia fatto male, ma di certo la sicurezza che riesce a dare carne secchi è ben diversa, non solo appunto tra i pali, ma anche proprio davanti lì alla sua difesa. Io credo che Mr. Pecchi andrà a confermare quanto abbiamo visto nelle ultime partite, quindi sicuramente Ravanelli e Bianchetti saranno i due centrali, poi insostituibile Valeri sulla sinistra e Ser Nicola sulla destra. A centrocampo sicuramente Mr. Pecchia dovrà fare delle valutazioni, io credo che confermerà comunque la presenza di Castagnetti, che è un po' il perno del gioco, poi dipende che tipo di modulo deciderà di utilizzare, solitamente insomma Mr. Pecchia si muove su due moduli principalmente. Credo che appunto torneremo a vedere Fagioli dal primo minuto, posto che il giocatore stia bene, e in questo momento dico che l'unico assente è Deli, quindi dovrebbero essere tutti a disposizione. Sicuramente anche Buonaiuto, non lo lascerei più in panchina per il primo tempo. Bisognerà vedere poi cosa deciderà di fare in attacco. Vido da solo nell'ultima partita si è dimostrato un po' diciamo appunto solo, passatemi il termine, era un po' abbandonato a se stesso e ha fatto fatica a tenere sulla squadra, quindi io credo che sicuramente gli verrà affiancato qualcuno come Di Carmine, magari in staffetta poi con Cioffani nel secondo tempo. Avrà il suo bel da fare per capire chi giocherà tra Gaetano e Zanimacchia, che non hanno fatto una buona prestazione nessuno dei due contro il Benevento, tanto che appunto Gaetano è uscito tra i fischi del pubblico. Vedremo se magari deciderà di piazzare dal primo minuto Baez. Questo è un po' insomma quello che sembra esserci in casa grigiorossa. Di certo il derby, come ben sapete, è molto ben sentito, i derby non si giocano, si vincono, quindi sicuramente la Cremonese sarà molto agguerrita per portarsi a casa questa difficile partita. Grazie, liberiamo anche Eleonora Busi, grazie buona serata e grazie del tuo intervento, a presto. A prossimo. Lasciamo ancora un attimo in stand by Francesco, perché purtroppo avevamo degli accordi con Claudio, dobbiamo liberare anche lui. Claudio, facci il cappello sulla giornata precedente e poi su quello che ti attendi da questa giornata che arriverà sabato e domenica. Beh, innanzitutto è caduto il Pisa nell'ultima giornata e un po' l'avevamo previsto, perché era immaginabile che il Crotone desse un segnale al campionato, ed era altrettanto immaginabile che un Pisa, tra l'altro senza Luca dalla partenza, comunque potesse cadere, una caduta che non ha fatto troppo male perché le altre non si sono avvicinate particolarmente, a parte la Cremonese. Tutto sommato direi che quindi una giornata che è stata favorevole per il Pisa, che ha una grande occasione per provare ad allungare, perché ovviamente accoglie un Pordenone che avrà il nuovo allenatore, l'ennesimo nuovo allenatore. La stagione è cominciata molto male per la squadra friulana e obiettivamente anche c'è molta confusione, mi ricorda un po' un campionato di tanti anni fa che fece il Pordenone, che non sembra veramente trovare il bando della matassa. Lì purtroppo
o per fortuna decidono tutto in Lovisa, padre e figlio, e a volte forse fanno delle valutazioni un po' errate. Quest'anno purtroppo per loro sembra... Soprattutto nel post partita, Claudio, soprattutto nel post partita, delle bordate tremende. Sì, a volte diciamo si lasciano un po' prendere la mano al professionismo, a volte è un po' un'altra cosa, ma questo vabbè, purtroppo questa è una valutazione personale. Direi che invece sono contento che torni Bruno Tedino, che è una persona molto seria e che meritava una nuova occasione, e spero che riesca anche a salvare il Pordenone, ovviamente, o che comunque si riesca a mettere in luce, perché fu privato di una panchina a Palermo quando in realtà stava facendo un ottimo campionato. La squadra poi andò a Stellone, che non riuscì a ottenere la promozione, a Frosinone. E perché voglio parlare di Frosinone? Perché la partita per me di questa settimana, che sono un inguaribile romantico, è Frosinone-Ascoli, con il ritorno in Ciociaria di quello che è il leader massimo, quello che in una lettera ai suoi tifosi si definì il "mi avete fatto sentire il vostro Maradona", perché torna Federico Dionisi allo stadio Stirpe. Sarà un ritorno che lascerà tanti occhi lucidi, è un giocatore che ha segnato 63 gol con quella maglia, solo Daniel Ciofani ha fatto meglio di lui con 77. Federico Dionisi non è stato soltanto il secondo miglior marcatore della storia di Frosinone, ma è stato quello che probabilmente ha incarnato meglio i valori di quella gente, pur non essendo un figlio della Ciociaria, ma essendo comunque un figlio di Rieti, quindi di una zona esattamente di un paesino vicino a Rieti, però è un giocatore che ha veramente rappresentato qualcosa di indimenticabile, di immortale per quei tifosi che hanno vinto tanti campionati con lui in campo. Lui faceva sempre questo gesto qua della bevuta sotto la curva nord. Ovviamente sarà o sarebbe un dolore se dovesse segnare per quei tifosi che sicuramente lo applaudiranno. Sono già stati venduti 5.000 biglietti a Frosinone, non dimentichiamo che si giocherà col 75% della capienza dello stadio del Benito Stirpe, che in tutti gli stadi si tornerà a questo tipo di capienza. Sono convinto che sarà una partita per cuori forti, soprattutto per Federico, che ho avuto il piacere di conoscere e commentare tante volte. E so che un po' gli tremeranno le gambe, ma che poi quando fischierà l'arbitro sarà quello di sempre. Non a caso l'anno scorso in Ascoli Frosinone, alla terza o quarta partita con la sua nuova maglia, segnò un rigore decisivo ad Ascoli e non a Frosinone, senza pubblico sugli spalti, al 93esimo, e fu il rigore del pareggio. Quindi la partita da vedere per me è quella di questa settimana, oltre a Lecce-Perugia, che promette tanto spettacolo, perché insomma il Perugia di Max Albini sta facendo bene, ma il Lecce di Baroni sta facendo qualcosa di ancora più importante. Grazie, buonanotte a Claudio Giambene, come sempre, per il suo cameo di questa sera. Grazie. Grazie a voi. Passiamo a Brescia. Ci scusiamo con Francesco, ma avevamo degli accordi con gli altri colleghi e purtroppo è rimasto solo Francesco a doverci dire le ultime sul suo Brescia per questo attesissimo derby, che comunque è un derby d'alta quota e potrebbe lanciare definitivamente una delle tue squadre in caso di vittoria, o comunque tenerli su tutto l'aereo davanti in caso di pareggio. Allora, il Brescia oggi ha emesso un comunicato in cui risultano tutti disponibili, ma in realtà Aie e Leri hanno lavorato ancora a parte. Si devono ancora riprendere dai loro rispettivi infortuni. Per cui io, per quanto si è visto, diciamo, nelle giornate precedenti, credo che Inzaghi cambierà abbastanza poco. Non è un allenatore che ama fare grandi rivoluzioni, per cui penso che sicuramente ci sarà Joronen in porta. Da destra a sinistra troveremo appunto Matteo, che verrà penso insidiato da Karacic nella sfida interna contro il Lecce nel turno infrasettimanale. Penso che la coppia centrale sarà Cistana-Cancelor, con Cancelor che è reduce appunto da una grande prestazione in quel di Perugia, per cui sarebbe delittuoso quasi toglierlo dalla sua posizione. Pajac come terzino sinistro, davanti alla difesa resterà Tom Vandeloy,
credo c'è da capire a questo punto Bisoli. Bisoli purtroppo non sembra attraversare il suo miglior momento di forma. È un giocatore da recuperare indubbiamente, cioè, forse l'aver tolto la fascia di capitano, se non sbaglio, può sì, aver creato qualche... È stata data a Cistana la fascia di capitano, era sul piede di partenza quest'estate, è rimasto, ma non si riesce a capire con che testa sia rimasto. Quindi io non saprei neanche, cioè penso giocherà, perché è un patrimonio comunque per il Brescia, però non mi stupirebbe neanche, non sarei stupito neanche di vederlo in panchina. Dall'altra parte penso resterà Bertagnoli. Penso possa giocare Tramoni nei tre d'attacco, e in mezzo credo si ripeterà la staffetta Baice-Moreo che ha caratterizzato le partite del Brescia fino ad ora, e con appunto il ritorno di Baice al centro dell'attacco, con possibile nuovo avvicendamento di Moreo contro Lecce. Dall'altra parte credo Iaghiello, che non ha giocato molto bene col Perugia, però resta sempre una garanzia sia del centrocampo sia dei tre davanti. Ovunque lo metti Iaghiello, sai già che darà il massimo. Quello di Perugia è stato, speriamo, solo un incidente. Prima di chiudere e di salutare il nostro Alessio Amato, dici chi ti ha impressionato di più come squadra in questo scorcio di campionato, e quale secondo te, oltre logicamente la partita che ti vedrà protagonista, è la partita più interessante di questo fine settimana? Ma guarda, allora, come squadre tra quelle che Lecce ha affrontato, io ti dico che Ascoli e Cittadella mi hanno veramente fatto una bella impressione, anche la Cremonese, per carità, anche se insomma una partita del 20 agosto è difficile chiaramente da valutare, mentre più in generale, ecco, Monza e Parma mi hanno tutt'altro che impressionato, perché il Parma ha una potenza offensiva strepitosa, però ha davvero troppo troppo poco equilibrio, mentre chiaramente il Pisa, anche lo stesso Perugia, perché insomma squadre solide, abbiamo visto con la Salernitana, tecnicamente inferiore a mezza Serie B, però solida come poche, verrebbe da dire, quasi in Europa. Come partite, chiaramente Brescia-Cremonese la considero il big match, insomma, del prossimo turno, al pari di Frosinone-Ascoli, perché sono due squadre che secondo me sono veramente come Brescia e Cremonese, per carità, lì per decidere se sono squadre che possono ambire subito al primo posto, magari accodarsi a quelle 3-4 squadre che, premesso, non so chi saranno, ma che tra 6-7 turni prenderanno un pochino il largo per lottare per la promozione diretta. E poi Lecce-Perugia, chiaramente se fossi esterno la metterei, ecco, al terzo posto, perché sono, diciamo, quelle tre squadre, tre gare che possiamo etichettare come piccoli scontri diretti, almeno restando nell'ambito di questo inizio di campionato, chiaramente. Stessa domanda per Francesco. Concordo anch'io, alla fine le partite, credo che, vabbè, Brescia-Cremonese è una sfida comunque, sicuramente un derby, ma comunque una sfida di alta classifica. Il Brescia ha bisogno di rilanciarsi, la Cremonese con una vittoria a Rigamonti si lancerebbe definitivamente per un posto ai playoff. La sfida del Lecce è una sfida secondo me molto interessante, perché si sfidano due modi di fare calcio, due modi di fare calcio differenti, la potenza di fuoco del Lecce contro l'organizzazione difensiva del Perugia, di cui purtroppo siamo stati anche noi testimoni.
Il ritorno di Dionisi è uno di quei ritorni che non può lasciare indifferente. Con ciò Fanny ha formato una grande coppia e sarà sicuramente un momento emozionante per la ragazza. Grazie, buonanotte, buona serata, buonanotte a Francesco Fanzani e a Alessio Amato. Grazie, noi ci ritroveremo presto qui in Weirby. Grazie, dicevo, e diamo subito il benvenuto invece a chi, ecco, a Rocco Azzali. Buonasera, benvenuto da Parma. E dovremmo avere collegato, non ce l'abbiamo ancora, eccolo qua invece Giuseppe Leo. Grazie, buonasera, benvenuti. E buonasera, abbiamo a voi. Anche Enzo, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, partiamo subito da Parma, perché sappiamo che Rocco ha qualche piccolo problema e dovremo lasciare presto lui. Partiamo subito da Parma. Questo Parma, reduce da un pareggio, e che vedi allontanarsi ancora di più la vetta, un Parma costruito senza mezzi termini per riconquistare subito la Serie A. Viene da un pareggio il Parma, ma viene da tre pareggi e da due sconfitte. Sì. Mai non, la vittoria non arriva da un mese, da più di un mese, dalla partita di Pordenone, per cui la striscia è piuttosto negativa. E sentivo prima il collega di Lecce, Parma è senz'altro una delusione. Adesso non si può magari ancora parlare di fallimento, perché sono state giocate 8 partite e ne mancano 30, ma comunque sono passati già 3 mesi e non si vede quello che si poteva aspettare, almeno in base agli investimenti fatti quest'estate dalla dirigenza. Bisogna sicuramente contestualizzare il tutto, perché non vuol dire che se si chiama Parma, se si mettono tanti soldi, poi i risultati devono arrivare subito. Ma in questo caso, dopo 3 mesi, uno si aspetterebbe anche magari un minimo di idea di gioco. Io ad ora penso che se qualcuno che ha visto tutte le partite del Parma gli chiedi in che maniera gioca il Parma, non penso te lo sappia dire, proprio perché non è una squadra che si sta adattando all'avversario, non è una squadra che gioca la ripartenza, non è una squadra che prova a fraseggiare o a palleggiare, ecco. È una squadra che ad ora si è basata principalmente su delle individualità, su delle fiammate, perché sicuramente a livello individuale i nomi non mancano, perché vuoi i Tutino, i Mann, i Micaela, e comunque gente anche come Schiattarella, Vasquez, i nomi ci sono sicuramente, ma la squadra non sta girando. Un tecnico sicuramente alle prime armi come Maresca, sicuramente ci ha dato il tempo, però appunto se uno guarda dopo 8 giornate non si può dire soddisfatto. Bisogna capire ora che campionato vuole fare Parma. Penso che il campionato che voglia fare il Parma sia abbastanza chiaro, insomma. sì, no, beh, che sulla campionato andrà a fare il Parma, esatto, che vuole fare, ce lo aspettavamo tutti. Bisogna vedere se in questo momento però non lo si sta facendo, per cui bisogna forse ricalibrare le aspettative. Enzo, la Piana invece? Sì. Questa regina, il ruolino di marcia della regina dopo 8 giornate è sicuramente positivo. L'ho dimostrato con la squadra che ha tanto potenziale. Basta dare un'occhiata al suo organico per capire quello che Aietti ha a disposizione. Intendo per organico tutto, anche compreso la panchina, che per me è una prima scelta. La squadra, ecco, intanto dopo la vittoria esterna a Vicenza ha ripreso fiducia, perché la battuta di arresto di Pisa, che tutto sommato ci stava, è sempre da considerarsi un punto un po' perso. Comunque la squadra si è ripresa bene, sta convincendo e con Alfredo Aietti ha un allenatore di esperienza,
lo conoscono tutti, conosce bene la categoria e quindi sa mettere in campo i suoi uomini. E spesso, come dicevo prima, la panchina, pescando dalla panchina, ha risolto diverse partite, perché basta pensare che in panchina c'è Denis, Cortinovis, per farne alcune, per fare alcuni nomi, insomma, ecco, è tutta una squadra ben assemblata. Dacci le ultime sulla partita che attende il Parma proprio contro la Regina, Rocco. Allora, al Granillo sicuramente si aspetterà un pubblico che scalderà bene l'ambiente, si prevedono comunque, esattamente, quindi sicuramente non andremo a fare una passeggiata, anzi continuerà il calendario duro che sta affrontando il Parma. Rientra Vasquez per la partita, per cui immagino che uno fra lui e Brunetta comunque verrà piazzato a centrocampo insieme a Schiattarella e Juric. Non penso che possa essere riproposto il duo d'attacco inglese Pino, con appunto i due esterni Mia e Lehmann, per cui si tornerà appunto a un centrocampo a tre con i tre attaccanti che dovrebbero appunto essere i tre che ho detto senza inglese, proprio perché sta mostrando uno stato di forma assolutamente impresentabile. La linea difensiva che contro il Monza ha retto potrebbe essere l'unica nota rispetto alle precedenti partite, dove si sono visti dei miglioramenti appunto con D'Entrato e Koulibaly sugli esterni e due fa Osorio, Danilo e Cobaut che si giocano a maglia. Per fortuna in porta c'è Buffon. Per cui questa dovrebbe essere l'11. Ad ogni modo, prima ho dato un giudizio su quello che il Parma sta facendo. Poi io personalmente, in realtà, sono anche fiducioso sul progetto della società, perché in settimana, ad esempio, è stata presentata la campagna abbonamenti, si è avuto modo di riparlare e di valutare la situazione con certi dirigenti. La proprietà da affidabilità, da proprio fiducia, perché si vede che il progetto è decennale, è solido, stanno facendo uno stadio, per cui da questo punto di vista il tifoso parmigiano può stare tranquillo. Ovvio che il tifoso parmigiano si aspetta anche i risultati da qui a breve, il tifoso parmigiano si rivede già in Serie A l'anno prossimo, andando di questo passo il tifoso parmigiano non sarà in Serie A l'anno prossimo, per cui o si inizia a ingranare in una qualche maniera o appunto bisognerà ricalibrare la partita. Prima di lasciarti, le partite oltre logicamente quella che vede interessato il tuo Parma a Reggio, che secondo te le due partite più interessanti della giornata? Allora, a mio avviso il Lecce andando a giocarsi con il Perugia in casa ha possibilità di continuare a fare punti e io la vedo come una di quelle squadre che alla lunga comunque la troveremo per tutto il campionato là davanti. Il Pisa che ho appena visto giocare, a me è la squadra che secondo me sta esprimendo il gioco migliore di tutte e secondo me appunto merita la posizione di classifica che sta occupando. Poi sono sincero, io guarderò il Parma e continuerò a guardare solo il Parma proprio perché non deve guardare la classifica la mia squadra in questo momento, deve pensare di 90 minuti, poi ovviamente la classifica bisogna tenerla anche osservata, ma il Parma non può permettersi altre distrazioni e deve solo pensare a fare dei punti, tornare a fare dei punti. Grazie, buonanotte a Rocco Azzali, lo ritroveremo con noi nelle prossime giornate. Dicevo, passiamo ora a Giuseppe e Leo prima di tornare da Enzo, perché l'abbiamo lasciato in stand by perché dovevamo lasciare Rocco e quindi logicamente siamo andati un pochino più a fondo sulla partita che attende proprio il Parma di Rocco Azzali. Giuseppe, invece questo tuo Cosenza che inaspettatamente per molti
si trova lì ad 11 punti, partito così quasi come una vittima sacrificale, ma invece è diventata forse la squadra sorpresa di questo campionato insieme al Pisa, con i dovuti logicamente. Assolutamente, buonasera di nuovo. Se ci sono buonasera. Piazze come Parma, dove in effetti il malcontento è tutt'altro che strisciante, perché a fronte di rose assai competitive il risultato poi non è quello desiderato, ci sono altre piazze come Cosenza che non crede ai propri occhi da un certo punto di vista. 11 punti dopo 8 gare sicuramente è un bottino che ci saremmo difficilmente immaginati. Eppure questo ha una logica, perché il Cosenza mandato in campo in fretta e furia da Zaffaroni è una squadra che ormai ha una sua identità, una condizione fisica altalenante, ma comunque un mix di compattezza ed esuberanza che in qualche modo ha portato questa squadra ad avere dei risultati. E anche l'ultima partita col Frosinone lo testimonia, una gara contro quella che io definisco una vera e propria corazzata per il mercato che è riuscita a fare quest'estate, che comunque ha visto il Cosenza in partita. Riuscire a fare quello che ha fatto il Perugia ci stava riuscendo, diciamo, ci è riuscito al 99%, perché abbiamo provato a lucrare su un calcio di rigore, una partita molto complicata. Ahimè, una disattenzione del buon Vigorito non ha consentito che il Cosenza portasse a casa 3 punti che sarebbero stati clamorosi, perché avrebbero proiettato il rossoblù praticamente a 13 punti, per cui la gara di Benevento poi avrebbe avuto un significato agonistico che è già, come dire, pregnante, ma ne avrebbe avuto uno diverso. Invece ci dirigiamo a Benevento contro una formazione che ha perso una sola volta a Parma nei minuti ormai di recupero, e che sicuramente venderà a cara la pelle. Il Cosenza, da un punto di vista statistico, a Benevento ha sempre avuto vita complicatissima. L'ultimo precedente risale al 21 settembre del 2019, e perdemmo 1-0 con un gol di Armenteros su una dormita rossoblù al 96esimo. Quindi, come dire, le streghe ci fanno paura, i presagi non sono ottimi. Però questo è un Cosenza diverso, la musica sembra cambiata, quantomeno rispetto allo scorso anno. Siamo in attesa ancora di collegarci con il collega Trusio da Benevento per parlare anche con lui della partita Benevento-Cosenza. Torniamo invece a Reggio. Enzo, dacci le ultime da Reggio sull'ipotetica formazione che schiererà in campo domenica. Ma, che si dunque, guarda, Aietti sicuramente dovrà valutare le condizioni di Adejon, Regini e Denis. Potrebbero giocare dal primo minuto sia Etemai che Rivas, mentre a sinistra Aietti potrebbe riconfermare Bellomo, che si gioca il posto eventualmente con Menez. In questo caso Rivas andrebbe a sinistra e il francese accanto a Galabinov, punta centrale. Queste le mie previsioni, ecco. Le partite invece che secondo te sono più interessanti in questa giornata, oltre logicamente a quella che riguarda la tua regina? Le due partite che secondo te possono interessare di più? Partite interessanti. Intanto bisogna vedere il Pisa dopo la battuta d'arresto che ha avuto a Crotone, che reazione avrà. Logicamente anche Benevento Cosenza e Lecce Perugia, perché il Lecce d'altronde già, ecco, la Serie B, questa Serie B secondo me la definirei una seconda a due per le squadre che lottano per il vertice. Quindi il Lecce, stavo dicendo, se la dovrà vedere col Perugia, e non avrà una partita facile a Perugia, secondo me. Poi il Monza, che col Parma in queste prime 8 giornate ha un po' deluso le aspettative, perché tutte e due le squadre sono partite con il favore del pronostico, così come il Parma, che non dimentichiamo ha un organico eccezionale. Ecco, basta nominare Gigi Buffon e poi tutto il resto. Logicamente a Reggio la partita non sarà una partita facile, quella che dovrà affrontare la regina, e
dovrà stare molto attenta, perché queste sono partite che possono essere decise da un episodio o dal singolo. Logicamente il gioco di Aglietti è un gioco di comando, specialmente in casa, dove le fasce sono quelle chiamate a dare la maggiore spinta, e quindi la squadra, la regina, dovrà essere brava a giocare corta, a non concedere spazi a centrocampo e saper colpire possibilmente al momento giusto. Beh, i giocatori lì davanti adatti a questo tipo di Gallavino, giocatori. Allora, noi, a parte, come dicevo io prima, la panchina, ma Gallavino è una, logicamente è la punta di diamante della regina in questo momento, perché certo, ha segnato la metà dei gol della squadra, ne ha segnato 4 gol, solo lui. Perché quando chiamato in campo risponde veramente, veramente bene, è molto concreto, anche se tante volte sembra un po' così non dare punti di riferimento, perché secondo me è un giocatore esornione in campo, te lo vedi spuntare all'improvviso e nella frazione di secondo risolve. Come è successo a Vicenza. Antonio, dici le ultime invece sul tuo Cosenza, che è atteso da questa ulteriore partita importante in quelli Benevento. Intanto noi stiamo continuando a provare a collegarci con il collega Trusio, ma non ci riusciamo, quindi lo ringraziamo lo stesso per la sua disponibilità. Prego. E allora vediamo di dare anche qualche notizia per gli amici di Benevento, se non fosse possibile ripristinare il collegamento. Allora, da Cosenza innanzitutto, allenamento pomeridiano questo pomeriggio, ci sono buone notizie per Zaffaroni, perché oltre all'importantissimo recupero di Millico, anche per dare un po' di minutaggio all'ex Torino e soprattutto un po' di fiato a caso che ha tirato insieme a Gori la carretta in queste giornate di campionato, si è rivisto anche Pandolfi, giocatore, lo ricordiamo, di proprietà del Cosenza, su cui i rossoblu scommettono tantissimo anche in proiezione futura, e che ancora si è visto solo a un 20% di quello che può essere il suo valore potenzialmente esplosivo. Ci sono dei ballottaggi, il modulo sarà il solito 3-5-2, che ormai è una bibbia per Zaffaroni, quindi Vigorito, ormai pienamente recuperato, gestirà la difesa, davanti a lui avremo il trio composto da Rigione, da Tiritiello e da un buon Pirrello, che ha sostituito Vaisanen, vittima di un brutto infortunio che lo terrà lontano dai campi fino probabilmente all'inizio del 2022. Questa è una tegola per il Cosenza e per le geometrie difensive dei rossoblù. Pirrello, che aveva partecipato alla gara di Alessandro esordendo in Serie B dopo che l'ultima apparizione risaliva a febbraio 2021, e che dopo un primo spaesamento anche fisiologico è riuscito in qualche modo a trovare la quadra, quindi il Cosenza dietro non desta preoccupazioni, tra le difese migliori è al netto delle prime 2 gare di campionato, dove ha beccato praticamente 5 gol a Brescia, ve lo ricordo, e un gol ad Ascoli, bene o male poi staziona tra le migliori difese della cadetteria, quindi questo è un punto di partenza per Zaffaroni. Il centrocampo ancora una volta diciamo contraddistinto dal doppio play, quindi da presenza di Carraro e di Palmiero, accanto a loro confermato Bultam, anche lui in ascesa nelle ultime partite dopo un avvio un po' incerto a partire dalla gara di Alessandria, e lateralmente il cuore del 3-5-2 di Zaffaroni avremo Scitum a destra e probabilmente capitano Angelo Corsi, rispolverato in questa sua rinascita rossoblù, ricordiamo che è uno dei giocatori maggiormente rappresentativi di questo Cosenza. A sinistra ha ben operato nella gara contro il Frosinone, tanto in copertura quanto in fase propositiva. In avanti, e qui è il dubbio, accanto a Gabriele Gori, intoccabile, possiamo immaginare che sia caso a fare da sponda, ma attenzione alla sorpresa Millico, che potrebbe insidiare questa posizione. Per il Cosenza una gara delicatissima, le aspettative ci sono, saranno più di 500 i tifosi che affolleranno il Vigorito per cercare di sfatare questo tabù e andare a caccia quantomeno di un punto che potrebbe per il Cosenza rappresentare una continuità in quello che sarà un mese terribile che culminerà
con il derby a fine novembre contro gli amici della Regina. Quindi una gara fondamentale, c'è un po' di rammarico in seno ai rossoblù perché i due punti col Frosinone potevano essere colti se non ci fosse stato quel finale di gara, quindi parleremo dell'ennesima vittoria in casa dei rossoblù che sono ancora imbattuti, rossoblù che devono fare meglio in trasferta, dove invece hanno colto un punto proprio lì a Perugia, per il resto prestazione un po' al di sotto di quelle che sono le potenzialità del Cosenza. E poi c'è un altro dato che riguarda i gol subiti nel secondo tempo. Il Cosenza ha subito gran parte delle segnature nei secondi 45 minuti, che potrebbe significare chiaramente una conseguenza di una preparazione fisica ancora deficitaria in alcuni elementi. Bravissimo. E poi anche un baricentro che conseguentemente rimane basso, quindi tu subisci così come è successo col Frosinone e quindi becchi sistematicamente gol. Poi ripeto, la solidità, la compattezza di questo Cosenza fa sì che in qualche modo i danni vengano in qualche modo contenuti, però questo è un aspetto su cui Zaffaroni dovrà lavorare e lavorare tanto. Come sempre precisissimo, Antonio, hai anticipato alcune delle domande che volevo farti, perché praticamente i 500 tifosi che seguiranno, come sempre, il tuo Cosenza, logicamente hanno praticamente riempito... Cioè, hanno polverizzato il settore, 570 fino a qualche ora fa, saliranno, e la trasferta chilometricamente più vicina alla Calabria, se si esclude chiaramente il Crotone e Reggio Calabria, quindi tutti i tifosi da Napoli a Roma, ma anche alcuni del Nord Italia, si stanno attrezzando. Insomma, dopo un'estate travagliatissima e contestazione a raffica contro la proprietà, a Cosenza sembra essere cambiato il vento. Vedremo. È proprio questa la domanda che volevo farti: che aria si respira a Cosenza? E quindi, come ti ho detto, un'aria. Allora, i tifosi sono sul chi va là, in realtà, non c'è un vero e proprio ottimismo. C'è stata un'apertura di credito a inizio campionato determinata un po' da questa riammissione tardiva del 4 agosto e un po' chiaramente da un inizio assai promettente della formazione rossoblù. Ciò che fa stare tranquilli i tifosi è diciamo l'entourage tecnico, quindi la triade composta da Goretti e Pizzimenti, che a Perugia sono di casa, e da Zaffaroni. Quindi sono questi i garanti in qualche modo della rinascita rossoblù, perché fanno poche parole, perché hanno deciso alcune strategie di mercato, la più evidente quella di non ricorrere a Emmanuel Rivière, che sappiamo essersi svincolato nei giorni scorsi da Crotone, quindi non escluderei dei colpi di coda, ma a gennaio, ma a settembre Goretti e Pizzimenti hanno detto no, Rivière non viene, perché chiaramente c'è un equilibrio di squadra, una squadra fatta di ragazzi, di giovani, e quindi vogliamo mantenere questo standard e prenderci qualche rischio, ma continuare nella nostra scommessa. Una scommessa che, a giudicare dalla classifica, ad oggi è vincente. Però attenzione, perché il Cosenza era reduce da un buon inizio di campionato anche lo scorso anno, fino alla gara col Frosinone, quindi fino all'ottava giornata, e Cosenza aveva raccimolato 8 punti, poi sappiamo come è andato a finire. Per cui un cauto ottimismo, un'apertura di credito anche nei confronti della società, però stiamo sul chi va là. È troppo forte ancora, è troppo cocente il ricordo della delusione dello scorso anno. Anche a te la domanda: le partite, a parte quella che interessa il tuo Cosenza, più diciamo interessanti di questa giornata? Allora, eviterei Brescia-Cremonese perché ne hanno parlato tutti, però vengo allora lì a Perugia, quindi andrei al Via del Mare ad assistere a questo Lecce-Perugia. Perugia imbattuto in trasferta, il Lecce che segna sempre nei primi minuti, ma il Perugia che, ho letto, ha uno score positivo, ha perso solo 2 gare nelle ultime 17-18, quindi la tradizione da questo punto di vista vi assiste. Una partita che mi aspetto frizzante, un Lecce che gioca a viso aperto, il Perugia fa anche della concretezza il suo diciamo dogma, ma vedo che comunque riesce a impostare delle partite anche in maniera assai frizzante. Quindi la gara di Brescia è stato un esempio di come questo Perugia può essere, ma ce ne sono tante altre che hanno dimostrato che il Perugia la gara se la può giocare. Anche la partita stessa col Cosenza, come ho già detto nel precedente intervento, insomma, il Perugia se l'è giocata. E poi, guardando un po' le altre, sono curiosissimo anche di andare al Granillo, perché vorrei capire un attimino questa Regina, alla quale si devono fare i complimenti, perché in effetti quest'anno è partita con delle ambizioni probabilmente calmierate rispetto a quelle dello scorso anno, cioè con una consapevolezza diversa. Non era più la matricola che ha sparato colpi sul mercato, ma era una squadra assennata, che ha già una sua struttura di gioco tecnica e che lo sta dimostrando quest'anno, perché è una squadra che perde pochissimo, è una squadra che incassa pochissimi gol e che riesce a lucrare poi sugli episodi, come è successo anche a Vicenza. Quindi per il Parma penso sia una delle, probabilmente in questa fase, delle ultime chiamate. Perdere a Reggio significherebbe veramente complicare il cammino. Il Parma, visto col Monza, è un Parma ancora troppo timido, come d'altronde lo è il Monza,
che vedremo alla prova col Cittadella, insomma, squadre troppo timide, sarà l'inizio del campionato, però molti dicono che la fisionomia del campionato si vede tra ottobre, novembre e anche dicembre, quindi ormai ci stiamo avvicinando all'ora X, per cui o il Parma suona la sveglia oppure dovranno pensare veramente a una Serie B Ventura. Noi, come sempre, siamo arrivati al termine anche di questa puntata. Io ringrazio chi è stato con me questa sera. Grazie e buonanotte a Enzo Lapiana. Grazie, buonanotte anche a voi. Grazie e buonanotte a Giuseppe Leo. Grazie e buonanotte a voi. Con voi due, ma con tutti gli altri che sono stati con noi questa sera, ecco, anche con gli altri che nelle settimane si stanno susseguendo, ci ritroveremo giovedì prossimo, ricordandovi sempre che We Are B, noi siamo la B. Buonanotte e buon campionato a tutti. Grazie. Sera.